Maddalena aveva un anno meno di me. Quando andavamo a scuola era l'unica a portare scarpe da bottega. Noi ci andavamo con pedule e zoccoli o anche a piedi nudi. E le sue erano scarpe alte con i legacci intrecciati fino al nodo. Forse avevo cominciato a volerle bene per quelle scarpe e perché aveva il collo sottile da allungare sopra il quaderno. E lei, quando usciva dal banco, usciva sempre dalla mia parte per farmi vedere la sua preferenza, cosa che però io non avrei capita se non me l'avessero detto gli altri. Io, per conto mio, mi contentavo di tirare il fiato mentre mi passava vicina per sentire l'odore buono che lasciava indietro. Poi un giorno seppi che l'avevano mandata in collegio nella Svizzera tedesca. Negli anni seguenti non la vidi che in chiesa a Natale, ogni anno più distante. A poco cessai di pensare a lei. Insomma, mi ero messo il cuore in pace. Ma un giorno di marzo, che aspettavo già i permessi per partire e tornavo da Preda a Cavernio sotto il sole di mezzodì, a un tratto la vidi davanti, che andava nella stessa direzione, col fare però di chi si trova in strada per aspettare qualcuno. "Ciao Gori", disse mentre la passavo, come se ci fossimo lasciati la sera prima, ed erano 5 anni che non ci parlavamo più. "Ciao", dissi io e tiravo già innanzi. "Ho saputo che fai il conto di andare in America. Si vede che ti importa poco di quelli che ti vogliono bene." Capii che mi cercava con gli occhi, ma io li avevo già voltati al fiume. Le risposi col collo storto: "A dire la verità, non ho mai pensato che c'era qualcuno a interessarsi di me." "Forse non ti sei guardato in giro abbastanza", rispose. E io rimasi lì, minchione, con la testa bassa. Guardavo il fiume e i prati dell'altra riva. Eravamo proprio soli. Mi aveva aspettato. Non potevo certo fare l'orso e lasciarla lì. Allora disse quasi sottovoce: "Ti ricordi il biglietto che mi hai dato a scuola?" Sì, lo ricordavo. C'era su un bel cuore trafitto con i nostri due nomi. L'idea di mandarglielo era stata di Natale per farmi castigare. Ma lei, ricevendolo, non l'aveva consegnato al maestro come facevano le altre smorfiose. L'aveva invece infilato nella scollatura del grembiule, sotto la maglia, e poi si era voltata a guardarmi. Ma n'era passato di tempo. L'ho ancora. Buttalo via quel biglietto. "Perché, Gori?" "Maddalena", stentai a dirle. "Non siamo più ragazzi. E io, lo sai che devo andare in America a guadagnarmi il pane." "Mi pare che non sei contento di andarci", fece lei. Ci mettemmo a camminare e io stavo male, sudavo, quasi mi sarei messo a gridare. Fortuna che passo dopo passo eravamo arrivati alla svolta, dopo ci avrebbero visti dal paese e tutto sarebbe cambiato. Ma lei si fermò. "Come sei cambiato. Però sei un bel giovanotto, lo sai?" Allora mi voltai con rabbia perché pensavo che voleva farmi i complimenti, ma vidi che era diventata un poco rossa. Era bellissima e non ci capii più niente. C'era, dietro le mie spalle, un grosso ciliegio dalla scorza liscia. Adesso l'hanno tagliato, ma è rimasto il ceppo e puoi capire se lo guardo tutte le volte che passo. Lo guardava anche Maddalena quel giorno e disse: "Come sarebbe bello se tu fossi ancora capace di disegnare un cuore per me, magari su quella scorza." Quella proprio non me l'aspettavo. E rimasi lì impalato a guardare il ciliegio, talmente sbalordito da non udire nemmeno che scappava via. Mi misi a correre anch'io per i campi ancora umidi dell'ultima neve. Adesso la cosa più importante era di poterle ancora parlare. E così, lei davanti e io dietro, corremmo come due ragazzi che giocano davanti al pino. La vedo ancora voltarsi a ridere. La raggiunsi sul cancello del giardino. "Non ho capito bene la storia del ciliegio", dissi col fiato grosso e trattenendo il cancello che lei stava per chiudere, ma non troppo in fretta. "Allora è inutile che te la spieghi." E sgusciò via un'altra volta, ma dalla porta si voltò a salutarmi allegra. Chiuse. E io, per tornare a casa, feci il giro della campagna. Minchione, dalla testa ai piedi.